Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Lucky Sfida. Negli ultimi episodi veramente sto portando command block che io penso siano veramente fighi. Quello di oggi, ad esempio, è un command block veramente ma veramente figo che però non produce nessun guadagno alla fine, è semplicemente una cosa carina da fare, ovvero uno scontro. Detto questo, ho qua un bellissimo stack da 64, perché da meno non esiste, di Lucky Block. E ragazzi, oggi in via del tutto eccezionale siamo addirittura nella versione 1.11. Perché non c'era per la 1.10? Non l'avreste mai detto, vero? Detto questo, cominciamo a spacchettare di cattiveria tutti questi Lucky Block. E sinceramente non so se cambia qualcosa nei loot. Io non ne ho la minima idea, potrebbero essere differenti, si potrebbero trovare cose alquanto strane. Non lo so, sembrerebbe di no, queste cose fanno schifo. E ok, se avessi molti molti diamanti da spendere, sarebbe in effetti una buona cosa questo cosettino qui. Così non rischia nulla, va bene. Continuiamo ad aprire da questa parte. Ragazzi, per sconfiggere questo boss servono almeno circa 4 mele OP, qualcosa di simile. E in effetti un'armaturina decente. Intanto qui, attenzione, spada che fa 9 di danno. 9 di danno invece di 7? No, 7 è la spada in diamante normale, però nella 1.11 non so quanto faccia di danno. Ah no, ok, ha sharpness 3, quindi in effetti fa un bordello. Chest con delle mele dentro, un po' di ferro, un piccone che potrebbe essere utile per dopo. E non lo so, non lo so. Queste altre cose non mi interessano più di tanto, ragazzi. Ma assolutamente mi serve un qualcosa di più OP. Ok, il coniglietto si leva subito di torno con questa spada, per fortuna. E qui ci abbiamo. No! Me li ha annullati! Me li ha annullati gli altri. Cavolo, mi servivano quei Lucky Block. Sapete, ci trovavo la roba stra OP dentro. E qui un'altra spadina. Ho già l'inventario pieno, ragazzi. Che schifo, veramente. Comunque, oh mio Dio, Sharpness 5. Ma quanto cazzo è più forte rispetto all'altra? Perché vediamo incantamenti. Oh mio Dio. Questo ha 3, questo ha 5, ragazzi. Assolutamente Sharpness 5. Potrebbe andarci veramente bene. Ma il boss di oggi è abbastanza complicato. Quindi non so nemmeno se servirà così tanto. Cioè, ovviamente il suo utilizzo ce l'ha. E giustamente, ci mancherebbe. Però non so, non so. Tanto gattini tenerelli. Allora, Ender Pearl. Ender Pearl le prendo sempre perché per scappare, come i veri codardi, ci stanno sempre. E anche per salvarci dalla vita, ragazzi. Dalla vita, proprio, non dalla morte, E piove, perché piove? Io la citto di cattiveria e levo la pioggia. Perché la pioggia mi fa cagare al cavolo. Tutto fa schifo, non ha senso di esistere. Perché non c'entra nulla con la sfida. E quindi niente. Oro, l'oro si prende perché ho preso anche le mele. Così almeno posso fare un pochettino di mele dorate normali. E qua riesco a scappare. Sì, vediamo l'esplosione. Che top. Ne abbiamo praticamente già aperti la metà. E se è chiaro, è andata anche abbastanza bene. Perché ok, ho appena trovato i diamanti. E comunque ho trovato anche una spada abbastanza carina. Il problema è, mi basterà questa cosa per sconfiggere il magico boss di oggi? Secondo me no, cioè anzi è praticamente sicuro. Ma per fortuna troviamo altre cose veramente interessanti. Allora, sono cadute anche qua sotto. Che bello proprio. Come cavolo salgo? Ok, ce l'ho fatta. Sta anche calando la notte, però non è un problema perché tra un po' risorgerà il giorno. E qua su ce ne sono altri. Ci ho dei blocchi, per fortuna sì. Quindi saliamo così abbastanza easy. E prendiamo tutto anche da qua sopra. I lapislazzuli e gli smeraldi li lascio perché non mi interessa prenderli per il momento. Però intanto questo cosettino qui, il blocco, magari si prende. Se non sbaglio ne era caduto uno pure laggiù, sì esatto. E potrebbe veramente essere utile perché appunto dobbiamo craftare le mele. Non so perché l'ho detto così, mi andava a ridirlo. Cioè, non fate domande, per favore. Dai, 26, ancora 26. Io d'armatura per ora non ho preso assolutamente nulla. In effetti prenderei, penso, tanto quella in diamante. Oppure questa, perché in effetti se mi capita così di cattiveria davanti, ecco, col corpettino, perlomeno me lo metto. Le cose Lucky, ragazzi, non le sto prendendo di proposito. L'ho già viste prima. E ragazzi, attenzione, una cosa nuova che vediamo in questi Lucky Block 1.11. Che non so se c'era nella 1.10, perché non so se l'hanno messi, i lama. Oltretutto, questa è la prima volta, e vi giuro, è la prima volta che vedo un lama dal vivo. Perché non le ho, cioè sapevo che le avevano aggiunti, però dal vivo non li ho mai visti. Ah, io me lo ah, non mi hanno fatto male. Ok, lo sapevo che sputavano, però non me l'aspettavo sinceramente perché non lo ricordavo. Mi stanno infastidendo, quindi mi allontano un pochettino. Cioè, forse sono io che le sto dando noia, non lo so questo. No, no, te muori, non mi rallenti perché tanto sei quello mini. Però mi fa no, vai, ti rincorro. Fermati, fermati. Vai via, anzi no, muori, rimani qui. Donna mia, brutto schifo. Sei un guardian schifoso. Ok, ce l'ho fatta, l'ho ucciso. Ah, ragazzi, non ce la farò mai, veramente. Non ce la farò mai con. Invece sì, invece sì. Ok, è interessante. Protection 2, fai protection, Thorns. Sì, un bel pezzettino d'armatura. Quindi tutto sommato ci sta. Altri pezzettini d'oro. Una torta che non ci faccio nulla. Cibo che ce l'ho già.
No, no, non voglio morire. Ok, mi sono salvato, quindi così. Intanto dentro quell'acqua ho trovato la schifezza più assoluta. Me ne mancano veramente pochi. Nether Star completamente inutile. Questa è morte schivata, per fortuna. E sono morti tutti i miei cani, che a dire il vero non sapevo nemmeno di avere. Perché veramente, quando cavolo l'ho trovati, mica ci ho fatto caso. Questa rosa qui non è nemmeno... Ah, sì, questa qui è la rosa che non ho mai capito a cosa cavolo serve. Perché c'è scritto... Ah, no, questa è un'altra cosa addirittura. Vabbè, niente, la buttiamo. Dai, raga, ne mancano 6 addirittura. Cioè, qua c'è ancora l'armaturina che però, ragazzi, guardate un pochettino. Questa armatura qui costa 25. Quella che avevo trovato là, invece... Oddio, un'altra cosa ancora. Ok, l'arco forse è interessante. Non lo so, ma non lo prendo. Quella che avevo trovato qua, comunque, costava invece 20. E tutto sommato... Ah, beh, ha meno incantamenti. Aspettate, ma non ha nemmeno protezione. Vediamo un attimo. Torz. No, no, no. A questo punto, ragazzi, spendo 5 in più e prendo quell'altra. Comunque, ok, no, 20 è decisamente tanto per un'armatura. Quindi, almeno che non trovi altri di diamantini, penso che andrò a farmi quella standard. Se no, chi se ne frega. Ok, qui c'è anche il gigante che prova a uccidere così di cattiveria. Però, tanto non mi droppa nulla. Perché lo sto facendo, non lo so proprio. Ok, vabbè, lasciamolo lì, ragazzi, lasciamolo lì. Vedete, io ho 45 diamanti. Con 45 diamanti ci faccio la mia full diamond onesta. Non vedo perché dovrei stare lì a prendere tipo... Per uno sbotto, ovvero 25, un pezzo d'armatura che magari mi si consuma anche. Cioè, veramente, no? È ok che ho già pure i gambali, però assolutamente non mi interessa andarmela a shoppare lì. Me la crafto easy e poi si va. Quindi, ragazzi... Andiamo a craftarci le cose, a svuotarci l'inventario, tutta la merda che ho trovato. Ok, questo è ciò che rimane di tutto quello che ho preso, ragazzi. Abbiamo soltanto 3 mele d'oro, che cavolo, non ci basteranno mai nella vita, ragazzi. Quello di oggi sarà una cosa abbastanza particolare, perché ve lo spiego subito. Non è che con 20 colpi, ad esempio, si uccide e quindi, boom, è finita lì, crepo, lo riuccido. No, ragazzi, questo qui va ucciso in un determinato tempo, si potrebbe dire anche. E quindi, effettivamente, se non ci riesco, non ci riesco, cioè c'è poco da dire veramente. Comunque, ok, l'armaturina l'ho fatta, ce la mettiamo instant addosso e avanzano 28 diamanti, che sarebbero bastati per un'armatura più decente, quindi forse potevo anche farlo. Però, ragazzi, una cosa molto importante di emergenza, voglio vedere se i villager di prima magari mi vendevano qualche pozione magica, perché la pozione potrebbe essere veramente interessante, perché appunto facciamo tantissimo danno e quindi ci potrebbe aiutare tantissimo a sconfiggere il boss. Ovviamente ci aiuta tantissimo anche la spada che abbiamo noi ora, però, ragazzi, sicuramente un po' di aiuti extra non sono mai male, ecco. E son caruto insieme a lui. No, vediamo lui se me la vende. A quanto me la vende, lui non mi vende nulla. Però c'era quest'altro che era particolare invece, che era diverso e vendeva praticamente le armi. Esatto, esatto, e vende anche le pozioni. Pozioni, che queste pozioni fanno veramente cagare al cazzo. Cioè, guardate che merda. Ha fire resistance, quello per scavare più velocemente, instant health, rigenerazione per 4 minuti è veramente buono, ci potrebbe fare tipo effetto Melo OP. Resistance 2, buonissimo. Fire resistance, invisibilità non serve a nulla. Saturazione 3, beh, ok, in effetti non è malaccio, però... Bah, poteva andare meglio. Vabbè, comunque, ragazzi, andiamo a far spawnare il boss. Serve una torcia, un blocco di redstone e un glass panel, che in verità non chiama panel, ma chiama pane, come il pane, quello che si mangia. Ma al vetro non vi consiglio di farlo, perché potrebbero rimanervi delle schegge nella gola che vi graffiano, emorragie, insomma, brutte storie, si va a finire all'ospedale, in poche parole. Quindi evitate assolutamente. Perché vi dico queste cose? Non lo so, dovreste già saperlo. Comunque, mettendo una torcia, un blocco di redstone e un vetro, guardate cosa si ottiene. Nulla, indovinate il perché? Perché il buonissimo metano non ha attivato la struttura e quindi non funziona. Ma perché ogni volta devo fare questi fail di merda proprio? Comunque, ora che l'ho attivata, ne approfitto anche per spiegarvi cosa dobbiamo fare. Allora, praticamente buttando per terra questi magici oggetti, che di magico hanno ben poco, però li uniamo insieme e sbam, c'è una camera. Ma cosa vuol dire camera? La camera è la stanzetta dove stiamo noi a dormire? Assolutamente no, è una videocamera che funziona cliccando col destro. Praticamente ci viene data la PewDiePie's Head, che praticamente sarebbe la testa di PewDiePie, perché noi in questo video qui non saremo più Metano007, lo youtuber bellissimo, moderatamente bello, dai, sono modesto, moderatamente bello, ma saremo PewDiePie. E questa cos'è? Una videocamera, ragazzi, è veramente una videocamera. E cosa fa ogni youtuber? Si mette davanti alla videocamera e registra. Tranne me, perché io non ho la webcam in questo video, quindi vabbè, lasciamo stare. Comunque, una volta che mi metto la sua testa, praticamente io sono PewDiePie e, come potete vedere, ho un iscritto. Ragazzi, PewDiePie ha circa 50 milioni di iscritti, quindi noi ora, andando qui davanti alla telecamera, guardate come farmiamo iscritti. Noi stiamo facendo iscritti, iscritti e soldi. Infatti noi, mentre balliamo davanti alla telecamera, perché se stiamo fermi non funziona,
Infatti, noi dobbiamo praticamente prendere i soldi, ah, ok? È differente la cosa. Noi praticamente stiamo davanti alla telecamera e mentre siamo davanti alla telecamera facciamo soldi, che se non sbaglio sono veramente soldi questi qui, perché se noi andiamo qui e vediamo la texture tipo dei cosettini, ci dovrebbe essere, ecco, soldi sopra, c'è il simbolo del dollaro. E più facciamo soldi, più facciamo iscritti, più soldi, robe varie, e quindi praticamente stiamo diventando ricchissimi. E devo raggiungere circa i 45 milioni di iscritti prima di far spawnare il boss, e quindi io ora devo stare qui 20 anni a tipo fare video, in poche parole, ed è una cosa triste. Mi devo riempire l'inventario, guardate come stiamo farmando easy. Però in effetti qua c'è un ostacolo, perché ci sono questi blocchi qua dietro che mi stanno veramente dando noia. Quindi magari andiamo qui, raccattiamo i soldi. Guardate, ora vedete, prima all'inizio prendevamo pochissimi soldi, ora guardate, guardate quanti che ne cadono, ne stanno cadendo tantissimi di soldi, perché guardate quanti iscritti abbiamo. Ragazzi, stiamo facendo tantissimi iscritti, e insieme a tantissimi iscritti tantissimi soldi. Siamo, se non sbaglio, circa a 10 milioni di iscritti, quindi riprendo quando siamo intorno ai 40 milioni circa, dai, e saremo decisamente più ricchi. Ok ragazzi, sono a 40 milioni e io mi ha fatto malissimo. Ok, fanno male questi cosettini qui. Praticamente vi spiego, ho l'inventario tipo strapieno e non riesco più a prendere i soldi, però gli iscritti stanno aumentando, perché ovviamente io sono PewDiePie, sono il più ricco al mondo, e praticamente tra un po' dovrebbe cominciare a spawnare l'algoritmo di YouTube. Perché sì ragazzi, noi saremo contro l'algoritmo di YouTube in effetti, perché eccolo, guardatelo qua. Praticamente l'algoritmo di YouTube, ragazzi, è una cosa buggatissima YouTube, e quindi giustamente è buggato, e noi praticamente bisogna sconfiggere prima di arrivare ai 50 milioni di iscritti. Praticamente non, o in certi momenti è invulnerabile, in altri momenti si può colpire. Noi cosa possiamo fare con questi diamanti che ci hanno dato? Praticamente se ne lanciamo 32 per terra, usiamo i media che vanno a distruggere l'algoritmo di YouTube per qualche strano motivo. Quindi possiamo buttargli i media addosso. Sono 32 diamanti i media. E invece tra un po' lui comincerà a far spawnare i bug. I bug che nel gioco vengono rappresentati praticamente come delle cuccinelle, che bug in inglese vuol dire sia bug di YouTube, cose così tipo, ma bug può volere anche dire tipo insetto, no, non insetto, scarafaggio, scusatemi, perché bisogna proprio essere precisi. E io in effetti un pochettino ora me la sto citando, ragazzi, perché lui è caduto lì nel buco, io lo sto tirando i media addosso, che poi non so se in effetti i media cosa li facciano di preciso, se li fanno danno oppure, ah no, ecco, guardate, quando è vulnerabile lo posso colpire, quando invece è invulnerabile devo lanciargli i media addosso, se non sbaglio, praticamente, e poi diventa vulnerabile forse, non lo so ragazzi, non l'ho ben capita questa cosa. Però sta di fatto che lui è caduto qui, io siamo un pochettino nella merda tutti e due qui, e ragazzi si stanno avvicinando gli iscritti, 50 milioni, quindi magari dovrei stare veramente attento. Ok, no ragazzi, mi comincia a far male, mi ha fatto malissimo, mi ha ucciso. Ok, però posso bermi comunque questa pozione qui, e in teoria bevendomi questa pozione qua io riesco a fare tutto. Vediamo un attimo. Sta anche piovendo, cavolo. Ok ragazzi, proviamo ora a colpirlo. Purtroppo siamo troppo vicini ai 50 milioni. Cioè, oddio, manca ancora un bel po' comunque. Però la cosa mi preoccupa lo stesso. Dai, un attacco media, che top. Ragazzi, la pozione mi dura ancora 4 minuti. Io non so se in 4 minuti riuscirò a fare qualcosa, sinceramente. Spero di sì, Ok, guardate, ora ecco, ho fatto spawnare le coccinelle. Le coccinelle sono i cosiddetti bug. Per uccidere i bug, o li tiro le sparate, è comunque una cosa abbastanza difficile, oppure li tiro uno stack intero di diamanti addosso, che comunque sono soldi, vi ricordo. E praticamente lanciandoli addosso uno stack intero, guardate, sarebbe un attacco hacker, in cui praticamente andiamo a fare tantissimo male a tutte le cose. E aio, meno male che c'è l'acqua. Veramente, meno male che c'è l'acqua. Ci stiamo avvicinando, ragazzi, a 50 milioni, veramente. A me non piace questa cosa. Facciamo un pochettino di attacchi così a caso a raffica. E perfetto, l'abbiamo fatto. No, è rientrato lì. Cavolo. Ok, però stiamo facendo male. Ok, ora prende danno, perfetto. Perché prima, ragazzi, era invulnerabile. Ora riesce a prendere danno. Possiamo farcela comunque. No, ha fatto spawnare altri bug. Cavolo. Ok, lanciamoli un po'. No, il cappellino l'ho lanciato addosso. No, questo mi fa male. Aio. Ragazzi, se ci crepa la fine. Ok, non sono crepato. Con questa spada qui io sono stravantaggiato. Quindi, ragazzi, riusciremo a sconfiggere YouTube con i suoi feed che non arrivano mai agli iscritti. Fai schifo, YouTube. Faccio video su di te, però fai schifo lo stesso. Quindi non va bene. Ok. Allora, no ragazzi, lanciamoli. Ah, io no, ora mi faccio male io. Lanciamoli un attacco media a YouTube. Perfetto. E un pochettino attacchi random. Quanto manca? Ragazzi, ce l'abbiamo.
fatta. Siamo riusciti a sconfiggere YouTube grazie alla pozione, in effetti. Perché se non usavo la pozione quella di rigenerazione, in effetti crepavo tantissimo, perché fidatevi, fa malissimo. Praticamente, se noi non si riusciva a sconfiggere prima di 50 milioni di iscritti, praticamente ci diceva che aveva vinto YouTube e quindi il nostro canale era cancellato. Come aveva detto tra l'altro PewDiePie, che faceva 50 milioni. Comunque ragazzi, questi qui io sinceramente non so se sono diamanti reali oppure no, perché in teoria questo qui era un boss così tanto per fare, giusto per divertimento, senza nessuna ricompensa vera e propria. Diciamo, era uno scontro così carino da fare e basta. Ora c'è da vedere una cosa: questi diamanti sono diamanti reali che posso utilizzare? Sì. Ragazzi, ho l'inventario pieno di diamanti. Ma tranquilli, vi spiego il motivo, vi spiego il motivo. Praticamente, per sconfiggere questo boss qui, in teoria dovevamo utilizzarli praticamente tutti. Però capitemi, io ho una spara che ha sharpness 5, smite, fire aspect, tutto ha. Sono, ho un'armatura veramente bellissima. E comunque avevo una pozione che pressoché mi dava rigenerazione 2 per 4 minuti e quindi mi rendeva più o meno immortale. Se no, tranquilli che questi qui li consumavo tutti, anche volendo. Detto questo ragazzi, io spero che questo video, se vi sia piaciuto, mi rimetto la mia testa normale. E quindi ciao a tutti.